sono onorato, a nome del popolo italiano e del governo italiano, di accogliere in questa splendida cornice dei colleghi con cui parleremo di infrastrutture, di futuro, di modernità, di sicurezza, di investimenti, di soldi, con l'Italia al centro. Una delle prime riunioni sarà sulla ricostruzione dell'Ucraina, ovviamente ricostruzione che prevede la fine della guerra, e quindi conto e farò di tutto da ministro, da segretario della Lega e da papà perché il 2024 torni a essere un anno di pace su tutti i fronti, e sbagliano quei leader che continuano a parlare di inviare soldati a combattere e a morire. Che l'Europa torni comunità che costruisce la pace, e parleremo col collega americano, canadese, giapponese, britannico, tedesco, francese, con la commissaria europea e col collega ucraino, appunto, di futuro senza ideologia, senza quelle euro sciocchezze imposte da Bruxelles che avvantaggiano la Cina. Auto, furgoni a diesel e benzina fuori legge da 10 anni non ha senso, questo non è il futuro, questo è il passato ed è un regalo alla potenza cinese. E quindi nella cornice di Palazzo Reale cercheremo di parlare di sicurezza, di lavoro, di innovazione, di intelligenza artificiale e di quello che i nostri figli vivranno, sempre mettendo al centro la sicurezza e il lavoro come priorità.